Con la versione siciliana della famosissima fiaba Cenerentola, presente nella tradizione popolare come racconto orale con il titolo Grattula Biddattula, poi ve lo spiego dopo quello che significa, si conclude con questa fiaba, almeno per adesso, nel ciclo Sinestesie, il nostro viaggio fra le antiche fiabe siciliane. E come abbiamo detto tante volte, fiabe la cui origine è precedente a tutte le fiabe letterarie che si perde nella notte dei tempi e di cui alcune tracce si possono ritrovare nei miti greci e nella tradizione fiabistica del Medio Oriente. Tradizione che arriva dal Medio Oriente in Sicilia con la dominazione araba. Quindi quanti anni sono passati da allora, ed è questo uno dei motivi per cui diciamo queste antiche tracce collocano le fiabe siciliane al primo posto, diciamo, nella gerarchia d'origine delle fiabe in generale. Tutte queste fiabe, nella loro versione popolare, almeno fino ai primi anni del Novecento, si rivolgevano non solo ai bambini, ma anche agli adulti. Le fiabe che abbiamo fatto precedentemente, qualcuno, incontrandomi, forse vi è capitato anche a voi, mi diceva: ah, ma non sapevo che sono interessanti anche per noi grandi. Mi riferisco per esempio a quella di Colapesce, perché per molti ancora la parola fiaba rimanda solo al mondo dei bambini, responsabilità che è anche, con tutto il rispetto, del fatto che Walt Disney ne ha fatto un prodotto esclusivamente per i bambini. Erano queste fiabe, come diceva Calvino, e adesso vi leggo una citazione per me sempre valida e stupenda di Calvino. Lui dice, Calvino, una spiegazione generale della vita, nata in tempi remoti e serbata nel lento ruminio delle coscienze contadine fino a noi. Dice Calvino, le fiabe sono il catalogo dei destini che possono darsi a un uomo e a una donna, soprattutto per la parte di vita che è appunto il farsi di un destino, e cioè la comune sorte di soggiacere a incantesimi, cioè di essere determinato da forze complesse e sconosciute, e lo sforzo per liberarsi e autodeterminarsi, inteso come dovere essenziale insieme a quello di liberare gli altri, anzi il non potersi liberare da soli. Ecco, fra tutte le varianti di Cenerentola, la versione siciliana che stasera racconteremo è quella raccolta da Giuseppe Pitré nel 1870, che Pitré raccolse dalla viva voce di una vecchia narratrice con il titolo Grattula Biddattula. Allora, Grattula Biddattula in italiano dovrebbe tradursi dattero bel dattero, perché in siciliano il dattero, il nome dattero, è al femminile, Rattula, e quindi dattero bel dattero, dattera bella dattera. Questa è la fiaba, questa versione di Cenerentola, è la più colorita e mediterranea. C'è un chiaro riferimento al mondo orientale africano, visto, appunto, come dice il titolo, che è una piccola piantina di palma di datteri,
l'oggetto magico che consentirà, come sentirete, alla giovane protagonista di nome Ninetta, qui Cenerentole non ce ne sono, la prima volta che spunta in queste, nelle diverse varianti, il nome di Cenerentola e avviene nel 1600 e sarà Perrault che la chiamerà così e poi la ritroveremo naturalmente nel 1812 nei Grimm e poi la ritroviamo in Italia tradotta da Collodi nel 1876. Poi un'altra notizia, Luigi Capuana nel 1882 fu molto colpito da questa storia e la riscrisse a modo suo, quindi è una fiaba d'autore, non una trascrizione, col titolo Spera di Sole. Spera di Sole, Spera di Sole, sarà regina se Dio vuole. E la protagonista non si chiama Cenerentola, ma ci assomiglia, si chiama Tizzoncino, perché è sempre coperta di cenere. E poi, come sapete, Cenerentola è diventato film... è diventata un'opera lirica di Rossini, un'opera buffa molto, molto divertente. Ecco, la protagonista si chiama Ninetta ed è una ragazza che verrà premiata per il suo coraggio e per lo spirito di libertà e intraprendenza. Quindi la storia è molto diversa da quella che conoscono la maggior parte delle persone, sia per l'ambientazione sociale sia per i caratteri dei protagonisti, ma soprattutto per la morale del racconto. Cioè la nostra protagonista, diversamente da tutte le Cenerentole, c'è la ragazza siciliana, ed è interessante questo fatto che sia una siciliana e si sia diffusa a partire dal Medio Oriente, non ha quelle caratteristiche di riservatezza, non ha quelle caratteristiche di passività e di sopportazione che la renderanno nella fiaba tradizionale meritevole di essere premiata con il matrimonio principesco. Cioè lei tanto viene sacrificata dalla famiglia, tanto più poi verrà premiata. Quindi abbiamo due mondi, il mondo del sacrificio e il mondo del premio. Invece la nostra Ninetta non ha sorellastre, non ha matrigne, anzi, come vedrete dal racconto, le sorellastre cercano di aiutarla. In cosa sta la diversità? Ninetta, che sarà raccontata, interpretata da Evelyn, è una ragazza, la più piccola delle tre sorelle, ed è una ragazza intraprendente, fondamentalmente curiosa, così comincia la sua avventura, e che non si accontenta delle comuni abitudini a cui sono, come dire, tutti ormai, potrei dire, assoggettate, soprattutto le due sorelle, poi vedrete, vengono chiuse dal padre perché in Sicilia o almeno nel mondo arabo non poteva essere che tre ragazze venivano lasciate a casa incustodite. Ecco, lei è diversa e si avventura in un posto che poi alla fine questa sua avventura sarà premiata. E quindi dicevo, Ninetta è curiosa, vuole scoprire il mondo e le sorelle cercano di aiutarla in questa. All'inizio si rifiutano, ma poi invece cercano di aiutarla, solo che lei, non voglio fare scoprire niente, non ha bisogno dell'aiuto delle sorelle. E diventerà regina perché la sua curiosità la fa incontrare, insomma lei va, si intromette dentro un giardino che poi è il giardino del re e raccoglie frutta che porta a casa, raccoglie fiori, e il re all'inizio non può sopportare, però appena la vede se ne innamora. Prima di cominciare il racconto, un'altra curiosità: tutti sanno che nella Cenerentola c'è la famosa scarpina di vetro. Ecco, questa famosa scarpina di vetro qua non ci può essere perché non ci sono tutte le cose che sappiamo, che conosciamo in Cenerentola, ma la scarpina di vetro non c'era forse neanche nella edizione che arrivò in Francia attraverso Basile, perché questo racconto, La gatta Cenerentola, fu fatto una specie di musical, c'era nel Basile. E successe che arrivò il racconto alla corte del Re Sole, e lì alla corte del Re Sole dovevano trascriverlo, questo racconto, da un francese un po', come dire, forse non troppo sicuro nella dizione, e il copista, arrivato al punto della scarpetta, scrive, sente ver e scrive verre,
avendo capito così. Verre in francese significa vetro, e quindi nacque questa cosa della scarpina di vetro. Lui aveva detto verre, forse la R era un po' troppo appoggiata, ma gli voleva dire vair, che si pronuncia verre, ma significa cuoio. Quindi la scarpetta è una normale scarpetta, come ce ne possono essere tante per una festa da ballo. Adesso noi leggiamo quella del P3, quindi siamo nel 1000, quando lui la trascrive, 1870, e cominciamo con la introduciamo con una musica popolare che è a metà strada fra il motivo popolare che è dato dalla musica, ma il testo che è conosciutissimo in Sicilia invece di un grande autore, di Luigi Capuana. Luigi Capuana scrive il testo di questa canzone, la musica è di ignoto, forse è stata raccolta dal Favara negli stessi anni. Gianni, possiamo iniziare. Una volta c'era un mercante. Su mercante aveva ci figli femmini, che erano spuntuliddi, ma cresciuteddi. La più grande si chiamava Rosa, la mezzana Giovannina, e la nica si chiamava Ninetta, ed era la più bella di tutti. Una giornata a sto mercante ci capitò di fare una gran mercanzia, e s'arricogli alla casa assediato. Chi avevi, papà? Niente, figli miei. Mi viene una gran mercanzia e non posso farla più lasciare a voce sole. E vassia chi si confondi? Vassia ne fa la provvista per tutto lo tempo che va a mancare. Ne fa murare le porti e quando piace a Dio ne vediamo cu saluti. Lo pace a così fa. Ci fa provviste di mangiarizze in quantitate e poi ci ordina a uno dei suoi criati che ogni mattina s'affacciasse di lavanedda, chiamasse alla più grande delle sue figli e ci facesse tutti i servizi di fora. Poi si licenziò e ci disse alle figli, a cominciare naturalmente dalla più grande: Rosa, tu che vuoi portato? Tri bell'abiti di colori differenti. E tu, Giovannina? So cu voliva sia. E tu, Nenetta? Io voglio portata una bella rama di grattoli, da una rasta d'argento. E se va sia o mi la porta, che lo bastimento un po' sairi né in avanti né in arrere. Ah, sbrignata! Sta sorta di gastima ci manna a topaci. Niente, non ve ne facite, che è piccirida e stava a combattere. Dunque, lo pace si licenzia, parte e giunge allo paese propizio, fa lo gran negozione e poi pensa ad accattare tre bell'abete per Rosa, tre bell'abete per Giovannina. E chi si scorda, Chi si scorda? La rama di grattole pinninetta. Come si manca e si trova a mezzo mare, oh, se ne viene una tempesta terribile, saitti, lampi, suona, acqua, maruso, che lo bastimento non può tirare più né avanti né arrere. Lo capitano si mette a disperare e dice: «E sto malo tempone, un eranfilato!» Ma lo mercante, ricordandosi della gastima di sua figlia, ci dice: Capitano, io mi scordavo di accattare una cosa. O sapete che vi dico? Poggiamo e come rinesci seconda. E che fu? Miracolo! Come poggiaro, cancia lo tempo e se ne vanno con lo vento un po'. Lo mercante scende in terra, accatta la rama di grattoli, la chianta andana grasta d'argento e torna a bordo. Le marinare si mettono alle vile. Ah, per lo bello viaggio! E dopo cigonna, io un cero allo suo paese. Come lo mercante fu alla sua casa, fece smurare le porte, grapivoli fe nessuna
E poi ci dette agli figli che Luca ci aveva promesso, a Rosa e a Giovannina le veste e a Ninetta la rama delle grattole, da una bella gratta d'argento. Mi scordavi lo meglio. Mentre sto mercante era a mio agio, successe una volta che la suono grande cicatio lui di talent allo pozzo. Allo fazzi ci aveva fatto fare un pozzo per non ci mancare l'acqua. Si vota Ninetta e ci dice al soro: picciotte, non vi angustiate, calatemi in cialo puzzo e ve lo piglio io sto idetale. Tu chi? Lucchi! Impazzisti? Sì, 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 io ci voglio scendere a pigliarlo. Ed a dire di no, ed a dire di sì, insomma, là per accalare. Come Ninetta scinne a toccare l'acqua, si sbrazza e piglia l'idetale. Ma come ne esce la mano dell'acqua, s'adduna ad un pertuso. Sì, un pertuso, da ogni venia l'uscio. Allora, leva la testetta dello muro. La testetta, insomma, va, una pece. E vede bello iardino, ma un iardino vero deluzioso, che c'erano tutti sorti di ciuri, d'arveli e di frutti. Senza sapere leggere e scrivere, si infila a sto iardino e si mette a cogliere li meglio ciuri, li meglio frutti ed ogni cosa di qualità. Se ne fa una falarata, né gatto fu, né da maggio fici. C'ha senza lo puzzo, mette la pecia, la testetta a posto. Tiratemi! E se ne chiana, fresca come le rose. Come li soro vedono da falarata di robe. Onde le conquisti tu sti belli cosi? Che n'avete a fare? Domani mi calate a Reri e pigliamo lo resto. Iamo, musicante, che lo iardino era dello Riozzo. Lo Riozzo dello Portogallo. E allora lo Riozzo, come vitte da gran ruina, si mise a fare un gran tempo d'acqua con lo giardiniere. Lo povero giardiniere ci disse che di sta cosa non ne sapia niente. Ma lo Riozzo ci ordinava di stare più vigilante per l'appresso. Ma se no, guai, Pedro. L'uomo umano, Ninetta, si mise a lenza per scendere dallo giardino. Dice: picciotte, calatemi. Tu chi sei, forte o umbriaca? Che beviste vino? Un sogno né forte né umbriaca, calatemi. E idea a dire no, e idea a dire sì. Insomma, là per calare. Leva la testetta, a pece, si cala dallo giardino e dopo sempre ciure, frutte, ne fa una falarata e si fa tirare su. Lo Riozzo si trovò a affacciare e a mezzo l'arbele la vitte filiare, insomma la vitte che scappava, scende iuso, ma un vitte più a nudo. Allora chiamavo le giardiniere. Donne c'ha io sta femmina? E quale femmina, maestà? C'ha rispondendo le giardiniere. Sta femmina che s'ha cogliuto frutti e ciuri in talume giardino. Ma io non ne saccio niente, maestà! Disse lo giardiniere piangendo e si mise a giurare, a spergiurare, che non ne sapia niente. Lo Riozzo vitte la sua nuccintudine e se ne acchianò dalle sue camere. L'uomo umane, lo Riozzo, si mise alla posta. Se tu veni, dilli me granfi non può sgagliare. Ninetta, allo terzo giorno, si mette subito allo solito. Sì, a cotturiare le sue soro per calalla. E la specie dell'altro giorno ci aveva piaciuto. Ed a dire no, ed a dire sì. Insomma, là per accalare. Leva la testetta, si infila dal giardino, cogli le meglio cose, più meglio dell'altro giorno, se ne fa una falarata, si ninghi paura lo petto, niente sapendo che lo Riozzo era mocciato pida. Dallo meglio, Ninetta sente una rumorata, si vuota e vede che lo Riozzo si aveva aiutato per afferrarla, e tanz'auto, va all'opportuso, mette la testetta, e santi pete, aiutatemi.
Dopo sto fatto, lo povero Riuzzo non ebbe più pace. E della pena, cadeo malato, perché da picciotta ci passa una vera fata. Tutti i medici del loro regno, nudo, avia la bellezza di farlo stare buono. La giornata, lo re, medenno caso figlio, avia perduto terreno, chiama a tutte le savi e a tutte le filosofe del loro regno per discorrere sopra la malattia dello Riuzzo. Parra chisto, parra chiggio. All'ultimo parra un marva savio e dice: «Maestà, spiate a vostro figlio se ave qualche simpatia per qualche giovina, e allora si pensa ad un'altra maniera». Lo re ha fatto chiamare a suo figlio e ci ha spiato. E lo figlio ci contò uno di tutto e ci disse che se non si piglia sta picciotta, Iddu non si poteva cuitare. E allora dice lo Barbasavio: «Maestà, facete 5 giorni di festa a palazzo e gettate un banno a ogni patria e mace di tutte sorte di persone che portassero alle sue figli pena la vita a cosa moccia». Lo re approvò e gettano lo banno. Sentite, sentite! Sentite, sentite! A ogni patria e mace di questo regno ci portassi le sue figlie a Palazzo Reale. Era la vita a cosa moccia. Sentite, sentite! Chiamo alle figlie dello mercante. Come i diappero dette vesti che ci buttò sua pace, si li misero a cussì per la prima festa del ballo che venia. Erano pronte. Inetta si ingiuriò con la sua crasta e addio feste e addio divertimento. Lo pace e le sore, sta cosa non la potevano digerire. Ma poi si persuasero che questa era una follia e la lasciarono fare. Come ne esce lo banno dello re, lo pezzo va alla casa e ce lo conta alle figlie. Picciotte, ho sapete? Lo re fa 5 giorni di festina a palazzo e vuole che ogni pace e mace ci portassi le sue figlie. Pena la morte, accusa muccia. Bella! Bella! Dissero Rosa e Giovannina. Ma Ninetta si trao le spalle e disse: «Cite vuauci, che io per mia non ci voglio bene». «No, figlia mia, che c'è la pena di morte e con la morte non si ci gioca». «Ma io che ne hai a fare? Come sapi che voi avete 6 figli? Facete conto che ne avete 2». «E sì, che c'è bene e no, che non ci vengo». Insomma, la prima sera della festa del ballo, Ninetta si arrestò alla casa. Una gran grasta di grattoli era la sua delizia. Come lo suo soro signero, Ninetta si vuota verso la grasta e ci dice: «Grattola, bindottola, acchiana suso e vesti annina e falla più galante con nera sira». Grattula, bindottola, grattula, bindottola, grattula, bindottola, grattula, bindottola, acchiana suso e vesti anninetta, acchiana suso e vesti anninetta e falla più galante con nera sira, e falla più galante con nera sira. Grattula, bindottola, grattula, bindottola, grattula, bindottola, grattula, bindottola. E dopo della grasta, chi vede su un'escire? Una gran quantità di fate con abiti e gioi sparaggiate. E allora ste fate, con la lava, con la strizza, con la veste, da un momento l'hanno vestuta di tutto punto, con le so gulere, le so bellante, le so pece preziose. Dopo che fu un pezzo d'oro, si mise Ninetta, si mise in carrozza e giunse a palazzo e a Chiana. Oh, omucciasi, tutti la taliano all'occute. O Riuzzo la canuscio e ce lo disse al re. Dopo va e se la piglia sotto la brazza e ci spia.
Signora, come state? Come un merno. E come vi chiamate? Cul un uomo. Unne state? Nella casa cu la porta. Ne quale strada? Nella vanedda di lo provolazzo. Oh, che siete curiosa. Mi facite morire. Potete crepare. A ballano tutta la siretina. Riuzzo stancava, ma ella non stancava, che era fatata. Alla finuta, idda s'assetta vicino all'isosoro. Come finisce la festa, lo re sottamano ordina alle sue criati che issero dappresso a sta signora per vedere uno stava. Idda scinne, si mette in carrozza, ma come s'adduna che le criati ci avono dappresso, che fa? Si scioglie le socizze d'oro e ci cadono perni e pece preziose. Vuole subire alle criati, si gettarono come un gaddo a pasto sopra di perni. E addio, signore! E da fece cacciare le cavalli e entra quattro botte fuori a casa. Come giunge a casa, Ninetta dice... Grattula bidattula, grattula bidattula, grattula bidattula. Spoglia Ninetta e falla com'era sera. Spoglia Ninetta e falla com'era sera. Grattula bidattula, grattula bidattula, grattula bidattula, grattula bidattula. E dopo si trova spugliata e vestuta di le robe di casa che aveva prima. Nel frattempo tornano le soro. Ninetta, Ninetta, che bella festa! C'era una signora che assimigliava tutta a tia. Se noi anche non sappiamo che tu eri qua. Dicevamo che eri tu. Che mi contate voi oggi? Se io ero stato qua con la megrasta. Ma domani sera c'è Venere, sai? C'è Venere! Iamo, iamo all'orre che aspettava le creati. Come idde tornano al palazzo, si ci mettono alle pedi e ci contano lo fatto. Lo re ci dice: gente lesennare, a pedinare mi canciate pure la faccia. Ma se domani sera vi arrischiate a fare la stessa cosa, guai per voi. Domani sera le soro accominciano a sediare a Ninetta per quidde. Ninetta non vuole sentire niente. Allora suo padre levò questione con dire: non lo vedete? Eh? Che ne esci fuori per sta crasta? Che sta qualche anno ma va a fare padre qualche guaio. Andiamo ninne. E se nero, come un isceno, Ninetta va nella crasta. Grattula pidattula, grattula pidattula, a chiana su sue vesti e vesti a Ninetta, a chiana su sue vesti e vesti a Ninetta, e falla più galante con nera sera, e falla più galante con nera sera. Grattula pidattula, grattula pidattula, grattula pidattula, grattula pidattula. E dopo che successe? Ne sceno fate in quantità. Allora con la scizza, con la veste, con l'abito più pomposo, con la carica di gioie. Come idda vestuta di tutto punto, si mette in carrozza e va a palazzo. Come giunci, tutte la taliano alloccute. E massimamente le so solo e so pace. Corre allora lo riozzo, come viene tutto contento. Ah, signora! Come state? Come un merno. E come vi chiamate? Un uomo. Un abitate? Nella casa con la porta. Ma na quale strada? Nella vanedda di lo provolazzo. Ah, che siete curiosa. Mi facite morire. Potete crepare. Iddo non se ne fa e la mita a ballare con Iddo. Iddo ci dice di sì e a ballano tutta la siretina. Dopo Iddo si va a settare e uno si va a settare in costo delle sosoro. Maria, ma sta signora è Ninetta scurciata. Sì, sì, scurciata. Finisce la festa.
Nenetta se ne va per le prime. Lo re l'accompagna e ci fa segnali alle criate. Nenetta, che era furba, se ne adduna. E come si mette in carrozza e si vede ste criate per dappresso, afferra una poco di sacchi teddi di munite d'oro che vi è in la carrozza e ce le tira in faccia alle criate. A cui ci ammacca un naso, a cui ci attuppa un occhio, insomma, un po' noi ricchiamo avanti e se ne tornano a palazzo come le cane bastoniate. Lor re, come li vette, ci passano magari piatose. E poi ci disse, non va niente, va, domani sera, l'ultima sera. E di una maniera o di un'altra, sta cosa s'ava a sapere. Diamo a Ninetta, come giunge alla casa, si vota verso la grasta. Grattula bidattula, grattula bidattula, sfoglia a Ninetta e falla com'era sera. Sfoglia a Ninetta e falla com'era sera. Grattula bidattula, grattula bidattula, grattula bidattula, grattula bidattula. E che fu? Da un videre e svidere, ave canciate le robe e torna vestuta di casa. Venno tesoro. Ninetta, Ninetta, che bella festa! C'era da signora da sera che t'assimigliava tutta! L'occhi, li capiddi, la bucca, tutta! Magari lo parrari! Aveva una veste che non l'aveva nuggio! E poi gioie e peti preziosi che lucevano come gli specchi! Ma chi mi contata mia? Io m'allieno con la megrasta e un cerco né feste né balli! Sì! Ma domani sera c'ha Venere! C'ha Venere! Ca proprio! Auto pinzero non hai che chisto! Così ci ha risponnio Nenetta. Dopo mangiare, si ero a corcare. L'ondomani sera, Rosa e Giovannina si vestero con le meglio abiti nuovi che ci aveva portato suo padre. E ero alla festa. Nenetta non ne vuole sentire niente! Come un iscero, idda! Corre dalla grasta. Grattula bidattula, grattula bidattula, grattula bidattula, grattula bidattula. A chiane su se vesti a Ninetta, a chiane su se vesti a Ninetta. E falla più galanti con nera sera, e falla più galanti con nera sera. Grattula bidattula, grattula bidattula, grattula bidattula, grattula bidattula. E dopo che vi visto? E subito fate arrivare in quantità. Una la pettina, l'altra fatta la lava, l'altra fatta ancora la veste. Dopo idda si mette in carrozza. A palazzo, dice. E stavolta le sobbindizie erano sparaggiate. Avevi abiti e gioi che non se ne avevano visto mai. L'urriuzzo che aveva stato con l'occhio alla via, come la vedi? Signora, come state? Come un merno. E come vi chiamate? Sì, va bene, dopo fanno lo stesso discorso che fecero l'altra sera. Abballano, abballano, era l'ultima sera. E alla finuta, idda s'assetta vicino a suo padre, alle sosoro. Le sosoro non potevano più dire in giaide. Chi sta è una stampa, Ninetta? L'orre e l'orriuzzo la tagliavano puro. E quasi quasi che l'orriuzzo, mentre la tagliava, ci squagliava. A una certa ora, l'orre, o pace dell'orriuzzo, se la piglia sotto lo braccio che ha scusa di buttarla nella camera per farci pigliare qualche cosa. Come fur sole, Ninetta si voleva licenziare per gli risinne. Ma lo re, che era risoluto di finirla, ci dice: Due sere mi ha buffoneato, ma la terza sera tu non mi abbuffonino! E che mi sentite dire, maestà? E allora lo re ci rispondeva: ti sento dire che io ti conosco così, eh? Che tu sei da giovane, eh? Che mi sta facendo squagliare, mio figlio. Tu hai essere la moglie dello Riuzzo. Maestà, grazia. Ma che grazia vuoi, ci dice lo re. Gaio a mio padre e a lì mesoro, io non mi posso pigliare libertà.
Ma che paura hai, figlia mia, che paura hai, dice lo re. E subito fa chiamare lo pace. Chiamata di re si suole dire tanta buona non è. E allo povero pace di Ninetta ci venne lo freddo pensando che aveva lo carbone bagnato. Lo re allora ci dichiara lo tutto e ci dice che di la mancanza ci facia la grazia. Donno mare, grapelo, cappella reale. E Ninetta e lo reuccio si maritaro. Chi ti arrestaro, felice contenti? E noi siamo qua e ne scegliamo l'idea. Thank you.